Buongiorno segretario. Torna Berlusconi, arriva Grillo o tocca a lei? Adesso vediamo, fatemi parlare qui oggi. Se lei TV chiedono gli stati generali della sinistra, rispondiamo segretario. Rispondiamo a tutto oggi, su, non fatemi fare la direzione prima di cominciare. Ma la Vasto 2 la lanciate? Sarà un grande Guarda che io sono prima fila, I TV e SL chiedono una Vasto 2 gli stati generali della sinistra. Lei che cosa dice? Un buon punto di partenza? E a volte ritornano, e a me non piace proprio come principio, perché dà l'idea agli italiani di un'angoscia. Io ho detto prima cosa, credo, non è da ripetere le vecchie foto, ma è di trovare, io faccio questa ipotesi, 50 anni fa in questo paese, in un'Italia che non cresceva, Moro fece una scelta molto coraggiosa dopo le amministrative, fece l'alleanza di centro-sinistra che ha garantito il boom economico e le riforme in questo paese le più grandi che siano state mai fatte. Io credo che oggi c'è la necessità di una scelta politica che non dia, non colga l'attimo fuggente, ma dia una prospettiva di riforma e di cambiamento. Io la vedo con il PD, la vedo con i soggetti moderati alle liste civiche, che ho quella parte di sinistra che ha esperienza di governo. Io non credo che serve una dipietrizzazione di Vendola, ma serve che Vendola faccia tesoro della sua azione di governo. La cosa più importante è la riforma della legge elettorale. Col Porcellum il PD non vuole andare a votare, non ci andrà, farà una battaglia fino in fondo. Questo ve lo posso anticipare, sarà la linea che c'è. Tutto rimandato, no? Tutto rimandato così. Solo esprimere la solidarietà, il nostro impegno a fianco delle popolazioni. Parlando sta parlando.